Ciao, sono Majo, bentornati nella seconda puntata di Sifu. Sono i giorni nostri e sono i giorni in cui ci incazziamo come una biscia, perché dobbiamo vendicare nostro padre. Quella sarà, immagino, la bacheca di chi dobbiamo ammazzare. Un grande classico che ci sta proprio alla grande. Yang, il capo, cresciuto e addestrato da mio padre e Sifu. Quindi sono in due. Eravamo vicini un tempo, mi ha insegnato molto negli anni. È scomparso con sua moglie e sua figlia quando era ancora Speaker Gender. Gender, un bambino o una bambina. Ok, qui la traduzione non è il massimo, comunque, quando era ancora una bambina. Quando è tornato anni dopo ha ucciso mio padre a sangue freddo. Ora vive in una zona che si affaccia sulla città e gestisce un centro di cure tradizionali in cui sembra essersi completamente alienato dal resto del mondo. Mi fido comunque, giusto? Noi siamo questa bambina in braccio a nostro padre, fondamentalmente. Sean il combattente, l'ho incontrato diverse volte da bambina. Mio padre e suo padre si conoscevano in quanto maestri di Kung Fu. Non riesco a credere che abbia contribuito alle loro uccisioni. Coinvolto in un evento chiamato Burning che si svolge al club. Devo andarci presto quando non c'è troppa gente. Ok. Welcome to our to your sanctuary. Un rifugio per malati terminali. Permette loro di accedere a numerose cure tradizionali per dare sollievo alle loro sofferenze. Ha acquisito una strana reputazione nel corso degli anni grazie ai suoi cosiddetti miracoli medici, ovviamente. E questo deve essere il posto del lavoro a Sean. Anzi, non Sean, scusate, ma Yang. Che cosa c'è qua? Lo squat. Un tempo questa era una zona industriale. Quando il lavoro ha iniziato a scarseggiare, se ne sono andati tutti. Le bande ne hanno assunto il controllo. Era una zona off limits. È importante vedere quello che c'è dietro la storia, perché apprezzeremo ancora di più quanto ci gira i coglioni. Assieme a mio padre, Jin Feng godeva di un'ottima fama e di grande rispetto nella cerchia dei maestri kung fu della città. Era sempre la prima a difendere i deboli e gli indifesi. Aveva un grande senso della giustizia. Non so perché si sia rivolta contro di loro, ma la pagherà per questo. È la vecchia del gruppo, fondamentalmente. Ora è a capo di una grande corporazione molto potente. Si occupa ancora di aiutare i bisognosi e lo fa con mezzi migliori. Ma la sua improvvisa ricchezza è piuttosto sospetta. E lei è la CEO, appunto, quindi il capo. Business. L'edificio più alto della città, situato in un distretto di nuova costruzione. L'ufficio di Jin Feng è all'ultimo piano dello stabile. Il museo. Il museo è un edificio recente di lusso, finanziato privatamente. Kuroki è quella che lanciava a suo padre le cose. L'artista. Il passato di Kuroki è impenetrabile. Senza dubbio, di origini giapponesi, le voci di corridoio la collegano alla malavita del suo paese. Deve essere successo qualcosa per obbligarla a trasferirsi in Cina. Ora gestisce un museo d'arte, è lì che lavora giorno e notte, la sua esposizione più ambiziosa di sempre. Ci è rimasto soltanto quello che vediamo qua. Struttura, che cos'è? Ciondolo. Dopo ogni morte, il ciondolo aggiorna il suo contatore di morti. È così, quando torni in vita, la tua età corrisponde al numero che hai raggiunto. Ecco com'è che si invecchia. Man mano che aumentano gli anni, il ciondolo perde gradualmente il suo potere. Le monete prima o poi si romperanno. Quando non restano più monete, non potrai più tornare in vita. La morte successiva condurrà al game over. Oh, madonna, si può finire davvero? Oh, Criste. La struttura rappresenta l'abilità di difesa e combattimento. La struttura viene intaccata ogni volta che subisce un colpo. Se subisci troppi colpi, la struttura si romperà e ti lascerà vulnerabile. Insomma, come in Sekiro, fondamentalmente. Devi parare gli attacchi, vedrà che la struttura, bla bla. Insomma, queste sono cose un pochino meno interessanti in questo momento. Ci interessava il background, più che altro. Qui che cosa abbiamo? Già fare il botanico. È quello che mi ha tagliato la gola quella notte. È in cima alla mia lista. Fa parte di una banda in cui ricopre il ruolo di botanico. Non lascia mai quel deposito. Ok. Ci abbiamo aggiunto anche lui adesso. Bene. C'è nient'altro? Sì. Lo squat. Età 20 abbiamo. Abbiamo 20 anni adesso. E ci gira i coglioni da morire. Cosa c'è qua? Ci possiamo allenare? Ah, ok. No, questo serve semplicemente per... Ah, ok. Cosa ho fatto? Ah, ok. Sì, ma non ci interessa davvero. Completa l'addestramento. Basta, grazie. Ci interessava, dobbiamo andare a svolgere il nostro compito. Cos'è questo? Albero abilità, questo è il ciondolo. Focus oscillazione 360. Vediamo cosa fa. Bello, 360 di spinning. Attacco focus costo 2 barre. Per bastone aste. Ah, c'è varie roba che si può sbloccare, ma noi non abbiamo punto esperienza, quindi niente. Qui non si sblocca niente al momento, purtroppo. Quindi se vogliamo iniziare, come si inizia? Qui c'è l'altarino di sopra. Si inizierà da qua, immagino. Cosa c'è scritto qua? Ah, ok, c'è quelli che vogliamo far fuori. C'è una lista bella precisa. Allora, lo squat inizia. Partiamo dal botanico, fondamentalmente.
non mi schippo per nulla al mondo quello che ci fanno vedere nelle cutscene, sono parti importanti. A meno che ci sia da premere, quindi si dice. Quindi siamo nella periferia, proprio nella borgata, nello squat. They've blocked the entrance to the warehouse. Ok, dobbiamo We fare need un to find giro. another way inside. Ok, possiamo spaccare questo. Nothing here for you. Vada, vengo e ti faccio un tappo che la metà ti basta. Ma che mi avevi pesato? Vieni, ora prendi una mazzata che ti passa la voglia. Ah, volevo spaccare la Vespa. Che cosa ha fatto? Ha fatto un balzello, ha fatto. Ok, non ho ancora capito come si fa la spazzata per bene, ma un giorno imparerò. Boh, vabbè, impareremo come si fa, dai. Però un giorno, qui si può arrampicarsi? Sì. Oppure potrò passare da sotto? A me la scelta? Bello, mi piace. Cosa c'è qui che... possiamo anche prendere in prestito le sbarre? Fantastico. Botanico, vieni che ti vengo a fare il chiulo. C'è salviale, esamina. Se riesco ad aprirlo sarà un'utile scorciatoia. Sì, ma a sprangate ci riusciamo? No? No, si spacca, vabbè, peccato. Tutto porta a farci pensare di salire, visto che c'era questa opzione. Sì, sono nel posto sbagliato. Diglielo un altro, vai, che c'ho una... C'ho un tubo innocente in mano, vai. No, te non t'avevo visto. Te non t'avevo visto per nulla il mondo, proprio. Sbro! Che male, che dolo. Con penetrazione con... i vestiti non erano un granché. No money, no goods. Ok, niente soldi, niente merce. Mi sembra onesto. I don't think there'll be a problem. No, che okay, non scherziamo, la sbarra era molto meglio. Ok, qui è da dove saremo arrivati se... Non è di qua che dobbiamo andare. Saliamo ancora. Te sei un passante, vero? Non c'entri nulla, vero? Ma invece c'entri anche te, maledetto! Sbra! Mamma mia, la violenza di sta ragazza! Mamma mia, si fottono tutti, diremo. Altro che sifu e basta. Madonna. Bam! Sgro! Run! È una pettinatura e non mi piace, quindi perirai. Sbro! Chiaramente non si tratta di un Souls. È molto più rilassato a livello di cosa si può fare. Si può scavalcare? Non si può scavalcare. Che peccato, che peccato. Scatto. Parkureggi? Oh, te che mi ha lanciato? Ma ti permetti di lanciarmi roba? Lo dico negli occhi e via. Mamma mia, questo tubo innocente, che cosa non è? Oh, che mi ha lanciato? Però, cosa fa il ventilatore? Sono dei simboli strani. Guarda tanta gente. Partiamo con ti tiro una sbreccola indicibile e ti passa la voglia, vai. Bam, cambiano le telecamere, ma non cambiano le mazzate! Che gli diamo a destra e a manca a tutti qui. Mamma mia, quanta soddisfazione dà in questo gioco picchiare. Direi, non c'è altro, vabbè, però picchiare come si picchia qui dà veramente tanta soddisfazione. Anche perché capisci cosa vuol dire la vendetta e anche capisci cosa vuol dire le coreografie con uno per volta che ti tirano, come nei film. Oh! Ba-ba-ba-bam! Cro! No, holy shit, no, eh.
E questa fa male, questa fa male. Madonna, vi prenderà uno strano fastidio alle mani dopo un po' di mazzate date a destra e a manca. Vai, ne abbiamo di nuovo la spranga che fa malone. Mamma mia, se fa malone la spranga. Spranga, spranga, chi c'è fuori ci rimanga, perché se mi capitate sotto mano vi apro il deretano. Sono diventato un poeta. Arriva l'ultima borsa. Bam! Via le gambe, via il fastidio. Ah no, era il dente, vabbè, è uguale. Cro, 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 cro. Considerate che ora le coreografie dei combattimenti sono abbastanza similari fra sé, anche perché non abbiamo sbloccato abilità. Quando arriveremo di nuovo davanti all'albero dell'amore supremo, potremo sbloccare roba e quindi faremo qualcosa di più bello. No, damn it, no, mi potevi dire buongiorno, perché hai detto maledizione? Perché? How do you permit it? Ma vengo e ti apro. Madonna, lascia la bottiglia. Che ho uno zio alcolizzato e ha fatto una brutta fine. Io c'ho un ramo di bambù in mano, cosa so? Bam! La sedia, la sedia. Perso il ramo che volgeva sul lago di Como, ho perso. Non ce l'ho più. Lo devo riavere. Ma Stev! Aia! Oh! Aia, aia. Vieni via da quello. Quello fa malone. Cazzo, se fa malone! Porca troia. Questo è il tuo contatore di morti. Aumenta di uno ogni morte. Ma dai. Premi X per continuare. Tieni premuto X per continuare. Quindi invecchiamo ora? Cioè, mi vorresti dire che è un roguelike? Così a mia insaputa? La focus oscillazione 360. La focus spazzata della muerte. Calcio frontale. Che è un calcio nei coglioni fondamentalmente. Calcio girato con gancio. Poi abbiamo questi qui. Focus spacca faccia. Però bisogna avere le mazze. Ok. Focus doppio affondo con mano. Artiglio fluido. Guarda quanta roba ganza. Focus colpi verticali. Bello, mi piace il focus colpi verticali. Lancio invertito. Serve per spostare, intercettazione con gancio. Focus ginocchia. No, mi piaceva quello. Qual era? Artiglio fluido, 7,50. Vai, sblocchiamolo. Ma stiamo invecchiando, quindi? Tieni premuto X. No, non mi dica che questo è il contatore massimo delle vite che ho a disposizione, perché... Ah, ok, arrivo a 75 anni, mi pareva aver capito, ok. Quindi è di trama ogni tanto morire. Ditemi di sì, scrivetelo nei commenti. Bam! Contro il frigorifero. No, shit, she's armed. E poi l'ha ripresa lui? Aia, e tu mi fa male te. Tu c'ha che cazzo di oso. Tu mi fa un dolo incredibile. Lascia l'arma immediately. Allora, ammazzo prima questo perché ha rotto i coglioni. Questo, ok? Ora abbiamo un combattimento io contro di te e muoio. Come me contro di te. No, non me lo rompere, 23 anni. 2 anni ora? No, mi dica che... incrementale, perché mi sparo, eh. Voglio una bombola di propano anch'io. Scappa, scappa. Raccatta roba, raccatta. C'è nulla a raccattare. Un bazooka. C'è un bazooka da qualche parte. Ba, 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 bam. Aia. Ora devi morire. Mi dispiace. Oh. Cos'è questo 1-0? Ah, il moltiplicatore che si è resettato. Ok, continuavamo a morire da quello. Probabilmente era davvero incrementale. Abbiamo 23 anni ora. Allora, scegli una ricompensa. Cazzarola, ma allora siamo di fronte davvero a un roguelike. Età massima per sbloccare. Allora.
Posso avere tutta questa roba? Riserva struttura, aumenta la struttura. Salute dell'atterramento, durata delle armi. Ma direi riserva di struttura. Assolutamente. Sì. Ok. Arrampicati. Ovviamente ci siamo aumentati la vita in questo. Oh! Oh! Vieni qua! Madonna, voglio ringiovanire. C'è tipo una clinica per ringiovanire. Probabilmente da Young. Dal capo. Ce la puoi fare, ce la puoi fare. Guarda se c'è roba da sbloccare. Intanto, c'è nulla, si può prendere gratis. Nulla, eh? Vabbè. Salta, salta, salta! Vai, diglielo! Bello, come è coreografato sto gioco. Madonna, non si è fatta ora una mini boss fight. Un altro, dati i soldi. Eccamelo. Allora, evita i lanci. Tieni premuto LB. Ok. Più L verso il basso. Allora, non è molto comoda come disposizione. Vabbè, non si è neanche rialzato però. Non è molto comoda come mossa da tenere. Comunque, vabbè. Spacca faccia, rialzati. Non ti rompere. Ma qui sarà un macello. Qui sarà un grosso macello. Vai, vai, continua, continua. No, è mia la mossa, non è tua. Ok, grande, grandissima. È andata molto meglio di quello che credevo. C'è anche i soldi qui. Banconote, esamina. Soldi sporchi di droga, di estorsione e sicuramente anche di sangue. Ottimo. Quando si dice la roba buona, eh? Quindi si è rifugiato e. Ok, va bene. Abbiamo capito. Sono riuscito a perdermi? Sono riuscito a perdermi, dai, non c'è male. Prende l'ascensore? E si muore. No, non si muore, ma meglio così. Sempre meglio che morire. Vai, così impari a stare davanti a un lavandino che palesemente è finto e non funziona. Così impari! Oh, accidenti, Tomà. Quella becera. Mi vogliono picchiare. Tanti soldi. Mamma mia, ho ucciso Billie Eilish. Ma questa è secca, è troppo ma. Che cazzo mi avete lanciato? Mamma mia, quanta gente. Aia. 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 Molto dolo, 25 anni, mamma mia, vedo la mia morte di questo gioco molto vicina. C'è un modo per diventare più giovani, vero? Mamma mia, quanti sono, quanto. Ma questo con la mazza mi fa un male incredibile. Non me la prendo io la mazza, però, eh. Mi dispiace, ciccia, ma ti lancio tipo pallina da golf. Mamma, ho tutti i capelli blu qui. Cos'è? La cricca della gente seguace di Billie Eilish. Bam, sbro! Mamma mia, quanta violenza ingiustificata. Cioè, giustificatissima, però, comunque, insomma. Quanta violenza. Volantino del club, il Burning 22, il club. È qui che spero di incontrare Sean. Ha sentito uno dei criminali e parlava di scommesse relative a qualcosa che avverrà lì stasera. Ok. Allora noi eravamo alla ricerca del botanico. Sean non è il combattente. Boh, vabbè. Tutti i quesiti che in questo momento rimarranno irrisolti. Someone here. Cancello tiene i loro soldi sporchi al sicuro. Ok, ci vuole le chiavi che non abbiamo. Ma ora troviamo qualcuno e ce le dà, non ci preoccupiamo.
with great difficulty. And a bigger piece. Bam bam bam. Don't even think about it, asshole. Aia, madonna è male. Oh, e allora 100 punti esperienza non si compra neanche la tristezza, mica 27 anni, diciamo. Non mi piace il sistema che va tenuto pigiato LB per schivare. È un po' troppo vicino alla leva. Non mi piace per nulla. Vabbè, colpa mia comunque. Dai, rialzati su. Già 30 anni, più danni e meno salute. Il gioco è fatto apposta per andare avanti così, però... Okay, il counter si è abbassato. Meno male. Dovrebbe andare uno? Meno male. Spostarti all'interno del deposito sarà senz'altro più facile con queste chiavi. Vorrei vedere. Vedete qui è tutto collegato, le chiavi aprono quello. Questo che cos'è? Questi gemelli tatuati sembrano occuparsi della sicurezza del laboratorio delle droghe. Ok. È difficile fermare. Ah, Juggernaut, l'abbiamo ucciso. Riesce ad affermare anche dopo aver incassato i colpi. Deve evitare i suoi attacchi. Ok. Un'altra rovina bellina. Acquisizione struttura. Questo li fa riguadagnare la struttura. Non è male. No, andiamo di questo. Con 600 si compra qualcosa? Sì. Ok. Va bene. Sono andando un allarme. Sounds di allarme. Beh, di sì. Dov'è il botanico? Con delle piante essiccare, direi che insomma. Che colpa c'è Hunter e basta? Con la mazza non avevo sbloccato roba? Bam! Gli faccio qualcosa? Bam, uno o meno, c'aveva la maglietta rossa, doveva morire per primo lui, via. Quando si entra in un giro di schiaffi di questa portata, ragazzi, è un casino. Aia, la vedo molto bigia. Ai. Dai, aumentami la barra. Perfetto, a lui lo accechiamo. Andiamo a prendergli. Aia. Ula. Aumenta la nostra barretta. Aia. Buono. Aia. E allora 360, non ci compriamo neanche la tristezza. Sono diventate 4. Ma puttana, 32 anni già. Girati e prendila. Brava. No, ho perso l'arma. E con questi guantini tu muori per primo perché mi hai tirato contro una tazzina e non è educazione per nulla fare una cosa del genere. Mamma, e sbababam. E ora facciamo un combattimento alla pari, testina di cazzino. Vieni qua. No, t'avevo fatto il colpo dell'amore supremo, t'avevo fatto. Oh, ma va da te. No, l'avevo schivata questa, dai, per 3, cazzo. Porca troia. 35? Madonna. Fatto 15 anni in un livello. Non va bene. Fiore viola, esamina. Il fiore è utilizzato per creare la nebbia viola. Ok.
tutto collegato, tutto olistico. Cos'è questo? La maggior parte di loro è completamente strafatta. Sono controllate dai criminali locali, tossici, vabbè. Gangster, criminali, ma sanno comunque come battersi. Avranno fatto esperienza in strada, suppongo. Lauro, anch'io per loro. No, che cazzo sono andati a fare in strada finora? Metta la catta, la bottiglia, la spacco e uccido famiglia. Allora, qui è da dove venivamo, quindi non ci serve di ritornarci. Abbiamo sbagliato strada, malamente, ok. Vado andando di qua. E tu chi sei? C'ho tre linee di dialogo? Ci crede? Aia! L'arma, l'arma! No, no, no! Divento quarantenne! Levami il counter subito. Abbassami il counter, cazzarola. La Spine Buster. No, non riesco a evitarle. C'è verso di ribindarli i tasti. Non mi piace come sono bindati. Devo dare la colpa ai tasti. Croc. Speravo nel counter della vita che migliorasse, invece no. Sì, abbiamo sbagliato, dai, volevo dire di qua, su. Fare il pignolo rompiscato. Si può andare di qua. Nulla si può raccattare nel gioco. Dei consumabili, dei collezionabili. Qualunque cosa che inizi per co e finisca per abili, nulla. Vediamoci in faccia. Siamo una donna ora. Ok. Aumenta la salute all'atterramento. Abbiamo la riserva di struttura. L'ufficio di Jafar? No. Tessera magnete 206, una chiave magnete, però c'era una stanza del santuario. Il santuario è quel posto che avevamo nel giornale. Ok, chiusa. Esamina. La stanza privata di qualcuno. Ok. Ma sarà da fare tutto in una run? Sto avendo sto dubbio. Come da miglior roguelike che si rispetti. Madonna, come fai a fare a botte con uno e fa sti versi? Cioè, è chiaro che vince lui. Dov'hai? Ora siamo in grado di schivare ste cose? Per davvero? Spazzata potente! Sbro, bro, bro! E botte da Orbi! Come se non ci fosse un domani. Pam, pam, pam. Dai, ce la stiamo cavando, dai. Pam, pam, pam. Parte la capoeira. Lui fa sti versi. Anche noi li facciamo, allora. Brava. Brava, diglielo. Consapevole dei tuoi mezzi. Vai, vai, sbrobrom. Lo fa perché vuole abbassarsi la struttura. Lo stronzo ci scappa di... Ehi, dove vai? Ci stiamo combattendo alla pari con questo stronzo, dai. Però basta, di scavallare lì. Hai rotto un po' le scatole, te lo dico proprio da amica. Sto morendo, fra l'altro, io. Avrei bisogno di una spazzata di quelle buone, ma... Me la fa lui a me. Ai, 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 stiamo morendo. Ora che gli ritorni full la barra della vita. Nel momento in cui muoio. Questo mi fa molto paura. Sto provando a schivare lo schivabile, ma
Non è così facile. Non è per niente facile. Nel frattempo non abbiamo soldi per sbloccare, cioè soldi, non abbiamo punti esperienza per sbloccare nulla. Siamo quarantenni, danni aumentano, la salute scende. A 40 anni cambiamo faccia un pochino, forse uno non è tornata full la sua vita. Ma però hai rotto le scatole, mi sposto perché qui non voglio più combattere. Andiamo nello spiazzo. Oh, nello spiazzo ho detto, via. Va nello spiazzo, vieni qua. Madonna, mi arriva violente lui, oh. Vieni, bam bam bam. Vai, vai. Aia. Aia. Era Suki, sai. Ce l'ho su. No. È di Fram, allora, si prende in culo così. No. Allora non è più alla pari. Mi volevi sgozzare già una volta. Oh, madonna. Sei diventato. Chi sei tu? Tarzan. Sono un po' ingrigiati i capelli, eh. Non ingrigiti, ingrigiati. Cioè, sono finito nella foresta pluviale. Non eravamo in un laboratorio di erba. Ah, ok, me lo segna come se l'avessi ammazzato. Però non l'ho neanche vagamente ammazzato. Devo dire che il sistema di schivate non mi piace. Questo lo devo dire perché non mi piace per davvero, purtroppo. Cioè, molto bello, molto coreografato, ma non è molto preciso. Oh, ti rialzi o cosa? Non mi piace. 50 anni? 43. Ai ai ai. Ma lui non invecchia? Ti va bene? No, l'avevo schivato, dai. Ma sei una merda, sei. Poi, fra l'altro, non si fa punto esperienza, quindi non si progredisce neanche con le abilità. Ai 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 ai. Ma vuoi morire o no? Per capissi. Cioè, ti interessa l'idea di morire o no? Aia. È sbilanciato. C'ha una vita infinita sto qui. Aia. Aia. Ma a me quando è che mi ritorna up la barra blu? Tra 700 colpi? No, per capirsi, faccio per capire. Mamma mia. Aia. Dove sei? E ora? E ora che si fa? Ti posso tagliare i capelli? Altro che 8 anni, ce ne hai spesi 50, arriva qui, ma insomma va bene uguale. E ora? Già che siamo arrivati al primo boss in un roguelike di questo genere, per me è un risultato notevole. Vediamo cosa comporta quello che abbiamo testé fatto. Sicuramente comporterà qualcosa. Non possiamo spaccare il cancello. Che peccato, che peccato. Si deve fare? Che si deve fare? Dobbiamo entrare di qua per forza. Ah, siamo tornati a casa. Ah, ho capito.
Quindi abbiamo sbloccato tutto quello che c'era qua. Abbiamo la chiave 206 per probabilmente per il Sanctuary, che è questo qua. Ganzo, ganzo, mi piace. Qui che c'è scritto, non si sa, però bello. E adesso ci sarà il passaggio dopo, il club, infatti. Ah, lo squat, abbiamo due chiavi, 15 di 17 di occhi, quindi non so cosa si intenda. E via dicendo, cambia anche l'ora. Età 20. Se si parte dal club non credo di avere più 20 anni. Abbiamo cancellato, fra l'altro, dalla lista, se guardate in basso a sinistra, il botanico. E così concluderei la seconda puntata con il botanico che è andato a vedersi le margherite dal lato sbagliato della Terra. Spero che vi sia piaciuta questa puntata. Vi invito a mettere un like, commentare, condividere, ma soprattutto iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Ne sarò molto molto grato. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!